conoscenza e quindi conosce sia le specie che vengono utilizzate o sono utilizzabili, diciamo, dal punto di vista commestibile, e sia le specie che non sono utilizzabili perché loro pensano che abbiano qualche tipo di tossicità. E quindi la conoscenza per un uso alimentare è importantissima, perché si estende anche a conoscenza generale del gruppo di cui si parla, ad esempio i bruchi, delle farfalle. A proposito di conoscenze, capisco che nel libro avete fatto un'enorme collezione di conoscenza, ma la cosa che sorprende è la varietà delle discipline praticate dalle persone che si occupano appunto di queste fonti di proteine animali, fonti sostenibili. Direi che ci sono degli entomologi, in fondo anche David Pimentel, che lei ha citato prima, è di partenza un entomologo, e direi che gli entomologi spesso sono abituati alla diversità e alla biodiversità, perché gli insetti sono tantissimi e quindi non si fanno spaventare dai numeri, dalla quantità. E pensare che gli insetti siano conosciuti, siano 800.000, e le specie invece probabili siano almeno 10 milioni sul pianeta, ci fa vedere i numeri, che sono senz'altro differenti, per esempio dai vegetali, che sono 250.000 le specie, e probabilmente forse 300.000 quando saranno tutte descritte. Quindi l'entomologo in genere ha questo approccio, e quindi questi studi sui mini livestock spesso sono stati animati da persone che avevano questo tipo di conoscenza, ma ci sono antropologi, ci sono ingegneri agrari, ci sono varie tipologie di fisiologi, di veterinari, eccetera, che si sono occupati e che hanno confezionato i vari capitoli del libro a cui lei accenna. Certo, uno pensa alle scienze della vita quando si dice biologia, e lì sono un campo sterminato, perché comprendono il pianeta, la sua composizione sopra, diciamo, la crosta e sopra il mantello, e tutto quello che ci vive. Io consiglio ovviamente ai lettori, agli ascoltatori, di diventare se possibile lettori di questo libro, magari di procurarselo attraverso le biblioteche universitarie, in particolare per il primo capitolo, che è intitolato Mini Livestock Environment Sustainability and Local Knowledge Disappearance. Credo che abbiamo un tempo per un secondo esempio, e poi volevo chiederle qualcosa su questo primo capitolo. Non vorrei spaventare gli ascoltatori in un momento in cui uno magari si appresta ad andare a pranzo, ma vorrei semplicemente raccontare un altro fatto reale che viene dal Vietnam del Nord, una parte montuosa abitata da una delle 50 minorità o popolazioni che vivono sulle montagne, i Katu, e mi sono trovato in una piccola scuola con una cinquantina di ragazzini davanti, il traduttore che traduceva dal Katu alla lingua vietnamita, e poi qualcuno che dal vietnamita mi traduceva all'inglese. Bene, io ho chiesto ai bambini: mangiate gli insetti? E questi mi guardavano con occhio sospettoso, e evidentemente nella catena di traduzione gli insetti probabilmente erano qualcosa che non appartenevano al linguaggio di questi ragazzini. E allora io ho cercato di riformulare la domanda, ho detto: ma quella cosina bianca che si può raccogliere all'interno dei getti di bambù, voi la mangiate? Allora, in quel momento, ho visto tutti gli occhi luminosi e le braccia di questi ragazzini che si agitavano dicendo sì sì, ecco, questo è quello che noi raccogliamo spesso. Quando poi ho chiesto agli esperti, agli agronomi, ai naturalisti della zona, quant'altro, se sapevano qualcosa di questo uso locale delle popolazioni Katu, nessuno mi ha mai dato delle indicazioni. Noi sappiamo che sono bruchi di coleotteri curculionidi di notevole dimensione, e i curculionidi colonizzano molte palme, i rincoforini in particolare sono utilizzati in tutto il mondo tropicale, e si è calcolato, l'Istituto Superiore della Nutrizione a Roma ha calcolato che una decina di esemplari di bruchi di Rhynchophorus
sono sufficienti a fornire tutti i nutrienti di un ragazzino di 3-4 anni per un giorno, 10 gruppi. Allora, quindi, sì. Questo è la... è il punto della nostra conoscenza formale e della conoscenza locale, che spesso è sconosciuta ai più e che invece è la base della sostenibilità. Si tratta di aggiornarci. Già, fra le comunità da lei frequentate credo ci siano anche gli Yekuana in Alto Orinoco e mangiano lombrichi. Yekuana, non volevo lombrichi troppo agli auditori, ma gli Yekuana hanno una specializzazione. E sono probabilmente in Amazzonia, uno assieme a forse un altro gruppo, i Piaroa, gli utilizzatori di alcune specie di lombrichi. Bene, Yekuana, 2300 persone che vivono in un territorio ampio come probabilmente l'Alta Italia, e si nutrono di pesci, di cacciagione, hanno una notevole varietà di alimenti, però prediligono i lombrichi, almeno di due specie che abbiamo descritto negli anni passati. E questi lombrichi li raccomandano soprattutto alle persone ammalate, che hanno sono debilitati per esempio dalla malaria o da altre infermità, e alle donne che hanno partorito per il primo mese dopo il parto. E infatti lei dice che contengono calcio, ferro e acidi grassi poliinsaturi. Senta, è finito il tempo a nostra disposizione, ma ci dice, ma lei li ha mangiati? Naturalmente ho assaggiato qualcosa, ma con molta parsimonia, perché il materiale dovevamo raccoglierlo per le nostre ricerche ulteriori. Già, quindi i campioni servivano per il laboratorio. Senta, purtroppo è finito il tempo a disposizione, ma credo che avremo l'occasione di risentirci, perché è un terreno affascinante e non abbiamo nemmeno sfiorato l'altra parte del libro che riguarda la farmacopea. Professor Paoletti, buoni viaggi, buon appetito. La ringrazio. E noi ci risentiamo, ascoltatori, la settimana prossima. Domani e dopodomani ci sarà Federico. Vi ricordo il libro di oggi, Ecological Implication of Mini Livestock, a cura di Maurizio Paoletti dell'Università di Padova, Science Publishers. Grazie a Sara e grazie a Fabio. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau hanno presentato Il volo delle oche, in viaggio con la scienza.